Noi tracciamo un solco nella storia, nella misura in cui quello che mettiamo in scena è il mondo dei contrabbandieri di sigarette, dei famosi scafi blu, delle 250.000 famiglie che a Napoli campavano con il contrabbando. Smantellato quel traffico, le famiglie dell'area nord di Napoli, che cominciavano a diventare i principali antagonisti dell'era cutoliana, hanno cominciato ad assoldare quelli che erano rimasti orfani del contrabbando, facendone spacciatori, killer, associati. Ed è la storia di Ciro, è la storia del nostro personaggio, quindi non c'è nulla lasciato al caso. Sono sincero, io ho pensato, soprattutto per quanto riguarda la scrittura del film, a un grande romanzo. Se ci fai caso, il film è fatto di un epilogo, di un prologo, proprio come se fosse la scrittura della vita di un essere umano. È evidente che anche quando ci si imbatte in alcuni protagonisti della letteratura non si evince tutto, non tutto è chiaro, ci sono anche dei riferimenti che vanno scavati, che vanno compresi col tempo, e questo ha a che fare con questo film. Certi riferimenti sono molto più comprensibili a chi di Gomorra è addicted.